Bene, siamo giunti al capitolo 7 del nostro libro sulle funzioni. In realtà è un concetto che già in qualche maniera abbiamo visto, ma chiaramente lo riprendiamo per ampliarlo, proprio perché il concetto di funzione è un concetto che ci accompagnerà praticamente fino al quinto anno. Non... Ricordate, vedemmo proprio con i diagrammi di Euler-Rovin, se abbiamo due insiemi A e B. Insomma, esiste una relazione tra i due e questa relazione si chiama funzione quando per ogni elemento a piccolo appartenente alla grande esiste un unico, va bene, elemento B appartenente a B grande, tale che F di A uguale B. Cioè, vi ricordate, erano escluse da questa cosa. Questo per ogni ed esiste un unico esclude queste due situazioni, quindi queste, che un elemento potesse avere due corrispondenti, quindi un A per capirci avere tipo un B1 e B2, quindi questo è escluso, chiariamo bene, oppure che ci sia un elemento che è qua, i vari B, insomma come dire, altri hanno, che ci sia qualcosa che non ha un corrispondente invece, va bene? Quindi immaginiamo B1, B2, B3. Invece al contrario, vedete, sì, cioè può capitare che ci siano degli elementi di quello che è l'insieme di arrivo, no? Ricordate il codominio, questo invece è l'insieme di partenza, il dominio, sono escluse quindi queste due situazioni, cioè il fatto, vedete, che o non abbia un corrispondente o che ne abbia troppi, quindi ne abbia due, ok? Quindi andiamo a guardare praticamente sempre l'insieme di partenza. Chiaramente nell'indicare funzioni numeriche, perché le funzioni possono essere di qualunque tipo, no? Pure noi negli esempi, la funzione che associa ad ogni alunno di una classe, che ne so, in un'altra classe, quelli che ne so, hanno insomma, qualcosa in comune, sono parenti, va, insomma. Abitano nello stesso comune di residenza, insomma, cioè potremmo, capito, tirar fuori tante funzioni non numeriche. Invece, chiaramente, quelle vanno bene per indicare, come dire, insomma, cioè che cosa, come è fatta una funzione, ma poi non certo per, diciamo, nello studio della matematica. Diamo, insomma, ripeto, l'insieme di partenza, il dominio, vi ricordate, quello di arrivo, il codominio, ok? Invece questo qui che ho indicato, vedete, mo, immaginando che sia questo l'esempio, questa qui è l'immagine, ok? Cioè l'immagine è l'insieme di tutti i valori, come dire, che sono in qualche maniera il risultato di una qualche funzione. Quindi con tutti gli elementi del dominio che hanno appunto un valore immagine, quindi nel codominio. Che notate, proprio nel codominio, quindi potrebbero stare dei valori, quelli che sto indicando adesso proprio con questi pallini, che non fanno parte dell'immagine, cioè come a dire che loro non hanno un corrispondente nell'insieme di partenza. Chiaramente quando invece partiamo da qui, e andiamo a risalire ai valori nel codominio, quindi partiamo dall'immagine. Per risalire i valori nel dominio parliamo di controimmagine. Chiaramente una funzione a noi interessa, insomma, indicarla non tanto con i diagrammi di Euler-Rovin che sono una cosa utilissima, come già accennato, per capire come è, insomma, come è strutturata una funzione, ma insomma, noi anzi, se c'è una rappresentazione grafica, la vedremo, sarà quella cartesiana con gli assi X ed Y, dove X è appunto il dominio e Y il codominio, ma non certo i diagrammi di Euler-Rovin che non si presta bene come rappresentazione per rappresentare un insieme infinito di elementi. Come viene rappresentata solitamente una funzione? Insomma, per dire anche una cosa di questo tipo, avremmo scritto f due punti che va da A in B. Ok? Quindi questa l'avremmo letta proprio f è la funzione che va da A in B. Chiaramente A e B sono solitamente
contenuti in R, ok? Ma potrebbero essere anche tutto R, cioè per dire le funzioni che noi andremo a trattare quasi sempre saranno di questo tipo. Ovviamente possono essere pure, che ne so, F, dall'insieme dei numeri naturali in, che ne so, in Q, insieme ai numeri razionali, insomma. Poi un'altra rappresentazione legata alla funzione non è solo dire chi sono dominio e codominio, ma come dire, qual è la legge che lega i valori del dominio a quelli del codominio. Un modo per scriverli. Potremmo scrivere f che va da R in R, che ad ogni x, per esempio, associa il suo quadrato, ma giusto per fare un esempio. Ok? Quindi si scrive x, vedete sta freccetta particolare, fino insomma, arrivare appunto a, là sotto il quadrato. Insomma, è quello che avremmo con i diagrammi di Venn, scritto a 1 corrisponde 1, a 2 corrisponde 4, a 3 9 e via discorrendo. Però così vedete è molto limitata. E a un numero invece razionale, un mezzo, un quarto, no? Cioè, come facciamo a scriverli tutti? Ne sono infiniti. Ecco perché questa rappresentazione non la dobbiamo per forza di cose abbandonare. Quindi questo è un modo, quindi scrivere la legge, come dire, con cui i valori del dominio sono legati a quelli del codominio viene scritta sotto. Ma un altro modo per scrivere sempre questa cosa è questo, cioè scrivere f di x uguale x quadro. Ok? Quindi si legge f di x, diciamo, vabbè, uguale, vale x al quadrato, oppure f di x uguale ad x quadrato. Ok? Quindi questi sono, insomma, poi ripeto, questa diciamo è la rappresentazione, come dire, esplicita, dove vedete nell'argomento c'è, come dire, il valore generico, no? Chiaramente viene messo x, che non c'è un valore ben preciso. Invece, se ci fosse un valore ben preciso, insomma, per una funzione così fatta è chiaro che potrei scrivere f di 1 uguale 1, no, quello che abbiamo scritto pure qua, che ne so, f di meno 3 uguale più 9, no? E via discorrendo. Cioè, se ci serve poi calcolare dei precisi, specifici valori di quella funzione, andiamo effettivamente non più a mettere quell'x generico, ma direttamente il valore che ci interessa indicare. Va bene? Quindi questo è un po' chiaramente le rappresentazioni, ma giusto per completare l'esempio, poi ne parleremo abbondantemente anche più in là, proprio una cosa di questo tipo, cioè x ed y, dove, che ne so, x è l'insieme di r e y pure l'insieme r, per esempio, proprio questa particolare funzione l'avremmo potuta rappresentare, anzi impareremo a rappresentarli, proprio la indico, sarà una parabola, cioè dove ad ogni valore x, vedete, viene associato il suo quadrato, ok? Quindi se è 1 a 1, se è 2 per dire 4 e via discorrendo. Però non si mettono, insomma, più che mettere i valori, si mette proprio la curva, chiaramente una curva infinita, quindi che rappresenta sempre quella funzione. Quindi chiaramente questa è la rappresentazione, come dire, cartesiana di quella funzione. Beh, qui notate che abbiamo sempre detto partiamo dal dominio e dal codominio, ma in realtà una delle operazioni che viene fatta è la ricerca del dominio naturale. E mo' andrò a spiegarmi. Se io ho una funzione, ma prendiamo sempre quella, f di x uguale x al quadrato, uno si chiede: esistono dei valori di x? Chiaramente noi partiamo sempre che stiamo su tutto l'insieme reale, quindi dei valori di x appartenenti a R tale che appunto quell'f di x uguale x quadre possa non esistere, possa non esistere. Cioè, ci sono dei valori che ci danno fastidio, in poche parole. Se uno va a vedere,
la funzione che prende un numero e ne va a calcolare il quadrato, insomma, non ha queste particolari difficoltà. Quindi in questo caso il dominio effettivamente è tutto R. Va bene? Ma fin qua uno dice, vabbè, dove sta la particolarità di questa cosa? Ma facciamo altri esempi in cui ovviamente le cose non vanno così bene. Esempio 2. F di x uguale 1 su x. Va bene? E la domanda è la stessa. Esistono dei valori di x appartenenti ad R tale che, chiaramente sarà f di x uguale 1 su x, possa non esistere? Beh, qui la funzione 1 su x, beh, c'è un valore che se lo andiamo a guardare ci dà fastidio. 1 su 0 esiste? Beh, io direi proprio di no. Provate a fare. Fate, insomma, una cosa che si vede da sempre quando si inizia a fare matematica, ma se proprio avete qualche dubbio, perché come si fa a dividere uno o qualunque altro numero per zero? Cioè, non ha senso. Tant'è che dicevo, se provate a fare con la calcolatrice, vi dà l'errore la E, no? Quindi la divisione per zero, insomma, questa è una delle cose che si impara in aritmetica già, ripeto, alle scuole elementari, non dalle medie. Quindi il valore 0, cioè il valore x uguale a 0, ci dà fastidio. Ok? Quindi, perché 1 su 0 non esiste. Quindi il dominio naturale di questa funzione, perché ripeto, l'esercizio parte con trova il dominio delle seguenti funzioni. Ok? È chiaro che in questo caso il dominio che possiamo indicare con la lettera D grande, sarà tutto R tranne lo 0. Va bene? Cioè, il tranne, quindi quello si legge tranne, cioè come fosse un meno, eh? Cioè, ad R tolgo, ecco perché meno lo 0. Cioè, vado a togliere quei valori che ci danno fastidio. Ok? Chiaramente non è detto che sia per forza 0, ma è chiaro che ho preso una delle più semplici funzioni. Immaginate una cosa del genere, f di x uguale 1 su x meno 3. E qui chi è che ci dà fastidio? È evidente che ci dà fastidio 3, perché se vado a sostituire 3 al posto, cioè f di 3, che sarà 1 su 3 meno 3, 1 su 0, che come detto non esiste. Quindi il dominio di questa funzione che andremo a scrivere tutto R tranne 3. In questo caso, vedete, 0 non ci dà fastidio. 1 su 0 meno 3 è meno un terzo, perché dovrebbe darci dei problemi. Va bene? Quindi il dominio naturale di queste funzioni. Sì, qualcuno voleva intervenire? Esatto, cioè andiamo a prendere, noi partiamo sempre da R, ok? In partire, tranne che non ci siano particolari funzioni in cui ci dica, dice guarda, prendi solo i numeri naturali, per esempio, eh? Però se non ci dice nulla, per noi è tutto R. Poi tranne, qua dentro che ci mettiamo? Quei valori che fanno non esistere alla funzione. La f di x, va bene? Questa è la logica. Infatti, mo già subito un altro esempio. Quindi, per dire, se c'ho una frazione, quindi un'equazione, una funzione fratta, già ci andremo a porre questo problema. Immaginate un altro esempio, credo sia il 4. F di x uguale radice di x, ok? Cioè, questa funzione prende un numero e ne fa la radice quadrata. Siamo tutto tranquillo. Se x è maggiore o anche uguale a 0. E se è negativo? Se x è meno 2, radice di meno 2 esiste? Direi proprio di no. Va bene? Quindi mi rendo conto che qui dentro, se ci vado a mettere un qualunque numero negativo, quindi con x minore di 0, so problemi qui, no? Che avrò radice di meno un mezzo, radice di meno 100,
tutti valori che non vanno bene. Quindi quale sarà il dominio di una funzione fatta così? Sarà tutto R. Beh, qui non devo escludere solo un punto, ne devo escludere un bel po', tranne, come possiamo scrivere, i valori, come dire, da meno infinito a 0 escluso. Beh, chiaramente quando è così facciamo prima scrivere quelli che stanno, no? Cioè tra 0 e più infinito. Ok? Chiaramente 0 incluso come dominio, perché in questo caso radice di 0 esiste. Vi ricordate che per dire escluso si mette la parentesi tonda, per dire che quel valore è incluso invece in un intervallo si mette la parentesi quadra. Sì, dimmi. Eh sì, però come dire, diciamo come primo approccio poteva pure andare bene, tranne i numeri reali negativi. Però come dire, poi cerchiamo sempre, come dire, di trovare una dicitura formale, insomma. Infatti, per esempio, questa qui neanche a me piace, ecco perché dicevo il dominio, cioè non è che dobbiamo sempre mettere R meno, possiamo dire direttamente qual è, cioè da 0 a più infinito. Ok? Evita pure. Però insomma scriverlo, ripeto, non è proprio, insomma, non è sbagliato assolutamente, dice tranne i negativi, insomma, voglio dire, uno ha scritto effettivamente il dominio, però poi là dove riusciamo a dare un formalismo, come dire, compatto, leggibile da tutti e non solo in italiano, insomma, è sempre preferibile, ecco, diciamo così. Altro argomento strettamente legato, quindi al concetto di funzione, è quella, la ricerca degli zeri, cioè intanto definiamo che cos'è uno zero di funzione, quindi uno zero di funzione è un valore tale che f, diciamo uno zero lo chiamo x con 1, x con i. Va bene? Tale che f di x con i è uguale a 0, cioè sono quei valori che azzerano la funzione. No, di esempi ne possiamo fare un'infinità. F di x uguale x, ma è chiaro che qui l'unico 0 è x uguale 0. F di x uguale x meno 5, qua chi è lo 0? È x uguale 5. Okay, perché quel valore che sostituito al posto della x mi restituisce 0. Che ne so, f di x uguale, che poi chiaramente vedremo sempre se esiste, non è detto. Che ne so, pure, vabbè, ne metto x più 10, qua lo 0 è x uguale meno 10, va bene? Quindi un valore è sostituito al posto della x, perché se io ci metto meno 10 più 10, vedete, e quindi f di meno 10 uguale 0. Ecco perché è uno 0, cioè potremmo dire un annullatore, cioè quel valore che sostituito al posto della x ci restituisce 0. Va bene? E se abbiamo una funzione e ci viene proposto di verificare che un valore sia uno 0, è semplice. Che basta sostituire quel valore nella funzione a vedere se tutta l'espressione alla fine ci dà 0. La cosa complicata è trovarli gli zeri, ok? Se esistono, perché se esistono? Pensate a questa funzione, x al quadrato più 1. Beh, qui non c'è bisogno di fare troppi calcoli per vedere che il quadrato di un numero come sarà? Sarà sempre maggiore o uguale di 0. Va bene? Perché comunque vada a sostituire, se è negativo il quadrato è positivo, se è 0 il quadrato è 0, quindi è un numero maggiore, chiamiamolo b, va? Il risultato di quell'x quadro. È un numero maggiore o uguale di 0. Ma se a quello gli andiamo ad aggiungere più 1, tutta sta roba qui, come sarà? Sarà maggiore o uguale di 1, perché b di suo è maggiore o uguale di 0, gli aggiungo 1, capito? Qualunque sia la x, sarà maggiore o uguale di 1. Quindi
Può avere uno zero questa funzione, una funzione così fatta? Evidentemente no, perché vedete il valore più piccolo che può assumere x quadro è proprio 0, per x uguale 0, ma 0 più 1 fa 1. Ok? Quindi nella ricerca degli zeri di una funzione, ecco perché si dice la ricerca, significa semplicemente provare a vedere se esistono, eh? Ma non è assolutamente scontato che esistano degli zeri di una funzione. E questo sarà un argomento, insomma, che tratteremo veramente molto ampiamente perché sarà importante. Vediamo a livello grafico, quindi nella rappresentazione cartesiana, almeno vediamo anche sto discorso degli zeri. Un po' l'ho accennato prima, avendo rappresentato la funzione y uguale x uguale. Beh, una funzione, vedete, può essere rappresentata, per dire questo, non so neanche che funzione può essere, cioè qual è la sua legge f di x uguale, però per dire quella che ho indicato potrebbe essere la rappresentazione di un insieme, dove vedete ad ogni valore del dominio, quindi per esempio lo chiamo x0, esiste un corrispondente ed è unico y con 0. Va bene? Chiaramente quando c'è il grafico che viene fatto, cioè soprattutto se è una funzione che va su tutto R, si mettono i puntini, cioè come a dire che questo continua lì verso infinito, vedete? Qua giù significa che continua qua giù verso meno infinito, ok? Però per qualunque valore io voglia andare a cercare, che ne so, prendo qua x con 1, esiste sempre il suo corrispondente che è unico. Beh, questo ci suggerisce già una cosa di quale grafico può non essere di una funzione. E mo ve ne rappresento uno. Se il grafico di un qualcosa, appunto, che non è una funzione, immaginate che sia fatto così. Ok? Uno dice, può rappresentare una funzione? Quindi sta roba qui può rappresentare una funzione. Basta vedere se vale la legge che abbiamo detto all'inizio, no? Che deve essere per ogni valore del dominio esiste un unico valore del codominio tale che appunto f di a uguale b. Ma in questo caso, scusate, dove sono andato a finire? Qua sotto. Se io prendo ad esempio questo come valore del dominio, quanti valori del codominio esistono? E io ne vedo uno, diciamo questo qui. Poi ne vedo un altro, diciamo questo, ma se vado in giù addirittura un terzo, ok? Quindi a questo x0 corrisponde un y0, un y1, un y2. Quindi è una funzione questa? Cioè se ad un valore del dominio ne posso, chiaramente vedete, a noi ci basta che sia un punto, ma poi in realtà non è solo un punto, eh? Se prendo quest'altro punto, stessa cosa, c'è cioè questo valore, poi sempre questo, e qua sotto pure ce n'è un altro. Quindi stanno molti punti, perché sto fatto che il grafico, vedete, sia tornato indietro in poche parole, fa in maniera che quello rappresentato non può essere il grafico di una funzione. Va bene? Invece il grafico di una funzione, vedete, è un qualcosa che va sempre in avanti, mo può fare come dire su, giù non ci interessa, ma mai fare una cosa del genere, capito? Tornare indietro, perché avremmo ad un valore del dominio, vedete, più valori del codominio. Questo, questo e quest'altro. Ok? E quindi non è una funzione. Chiaro sta cosa? Questa è una cosa semplice a mio avviso, ma molto molto importante. Cioè, quando andiamo a rappresentare una funzione, potremmo anche non saperlo fare, ma guai a fare disegni di questo tipo, perché quello che andiamo a tracciare tutto è meno che un grafico di una funzione. Ok? Mo può essere giusto o sbagliato, mo ripeto, potrei non saperlo fare, mi viene una cosa così, insomma, ripeto, corretto o non corretta, però almeno deve essere coerente. Vedete, una cosa che ho fatto così, insomma, questo pure potrebbe essere una funzione, va bene? Perché notate, non c'è nessun punto che ha valori doppi nel codominio nella y, va bene?
Invece l'ultima cosa che voglio dirvi sul grafico di funzione è il discorso proprio degli zeri. Cioè, uno zero di funzione, che cosa sarà in realtà? Faccio proprio un po' la stessa curva che... Uno zero di funzione, vedete, f di x uguale 0, no? Tutti i valori che annullano. Ma i valori in cui la f di x sta sul codominio, la f di x. Da x andiamo alla f di x. Quindi sono dei valori di y. Dobbiamo in poche parole chiederci dov'è che la y è 0? Beh, se andiamo a vedere il grafico, vedete qui. Cioè, dov'è che la curva tocca l'asse delle x? Ok? Questa è, insomma, quindi f di x uguale 0 è la ricerca dei punti, che sono punti, in cui la curva, il grafico, se volete, tocca l'asse del x, ok? E quindi questo sarà il punto che c'è. Perché dicevamo la ricerca degli zeri? No, per esempio come quell'x quadro più 1, mo ve lo vado a rappresentare, veramente non perché poi vi chieda già di saperlo fare, perché impareremo a farlo. Ma quell'x quadro più 1, sapete come è fatto quella curva? Fatta così, ragazzi. Cioè non tocca mai l'asse delle x. Ricordate che abbiamo visto anche algebricamente che x quadro è sempre maggiore o uguale di 0, ma gli aggiungo a una cosa positiva, gli aggiungo più 1 è per forza maggiore o uguale di 1, no? Abbiamo osservato prima. Infatti il grafico di questa funzione non tocca mai l'asse delle x. Ecco perché non ha gli zeri, ok? Invece una curva, ripeto, non è questo che fa così, è chiaro, può avere anche più zeri. Eccoli qua, cioè più valori, più punti dove tocca l'asse delle x, va bene? Oppure laddove ci capiterà che ci sia un unico zero, semmai la curva fa così. Quindi un unico valore, o per esempio potrebbe essere tangente, pure fare così, ok? Però in ogni caso, mo, o la attraversa o la tocca soltanto in un punto, comunque, come dire, in quel caso troveremo solo uno zero. Invece potremmo trovare due più zeri in base a come sarà fatta la nostra funzione, oppure, come detto, nessuno zero, cioè questa non tocca mai l'asse delle x.